all'uscio, sotto al lume. Buonasera. Buonasera. Befa con la B. Cosa si fa oggi, ragazzi? Oggi, allora, innanzitutto andiamo con noi, ragazzi. Che fastidio questa mancanza di ordine. Che fastidio. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Allora, cerchiamo di andare le cose fino al lume. Le cose, cerchiamo di fare le cose con ordine, ok? Quindi metti una foto della Kira per la Befana. Alessio, come ti permetti di maltrattare quel maledetto schifo? Allora, andiamo con ordine. Prima di tutto, buonasera a tutti. Prima di tutto, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ciao, mua, ciao, ciao. Ciao a tutti, prima di tutto, punto 1. Punto 2, non si vede la Kira perché ci sono i vestiti. Ci sono troppi vestiti. Allora, quindi, per punto 1. Punto 1, quindi. Punto 2, 200, grazie Coral, grazie. Buonasera. CD. Buonasera. Two times. Ma quei cadaveri sul letto, lo so, devo mettere un attimo a posto. È che sono arrivati all'improvviso, ero qui che guardavo lì, Nubai Films, e mi sono girato e i miei vestiti, ed era troppo tardi ormai. E quindi niente, punto 2, quindi punto 1 andiamo con ordine, buonasera a tutti. Punto 2, ragazzi, punto 2, grazie a tutti quanti. Ieri eravamo veramente tanti, ieri eravamo in 220 tipo a un certo punto, ed è tantissimo tempo che non accadeva, quindi grazie mille, grazie mille. Punto 3 invece, punto 3, cosa c'è da dire? Cosa si fa questa sera? Quindi punto 3, cosa si fa questa sera? Questa sera... questa sera, chi la mette in ordine? Andiamo a... Ah, la live di ieri c'è, non l'ho cancellata, c'è, perché qualcuno mi ha scritto: Dido, dov'è la live di ieri che non la trovo? No, c'è, tranquilli. Solo che è messa in evidenza e non nelle trasmissioni passate. Questa sera cosa facciamo? Allora, come ho detto ieri, dobbiamo fare le cose bene. Voglio essere uno streamer migliore, ok? E quindi dobbiamo finire i giochi che incominciamo. Mi sono rivisto tutta la live di ieri. Sì, la live di ieri è davvero qualcosa di fantastico. Quindi anche se viene rivista, merita. Merita, perché la live di ieri è davvero qualcosa di fantastico. È vero. Comunque, cioè, mamma, ho toccato un qualcosa lì sulla... Cos'è? Un tappo. Sulla scrivania ho le mani piene di roba che è appiccicosissima. Come si fa a mandare 10 bits che il minimo è 100? No, il minimo è 10. Nella mia chat, Christian, il minimo è 10 perché non sono così attaccato ai soldi come gli altri. Stasera fino alle 2 di nuovo, Dido Bridge. Avevo intenzione, ma alla fine non posso. Alla fine non posso. Devo cambiare la scritta. Gachi Hyper Boys, devo cambiare la scritta. Butta i soldi. Devo cambiare la scritta. Devo cambiare la scritta. Comunque, Gachi Hyper Boys. Grazie. Oh, no, non posso mettere il minimo 1 perché lì è davvero il delirio. Però 10 sono l'unico, credo, di far. No, beh, l'unico no, però è una cosa molto ragionevole. Ecco, dite le mod di Half-Life con le mod. Bah, se le troviamo fighe si possono fare. Ma prima non mi voglio fare il passo più lungo della gamba, come faccio sempre. Voglio finire quello che abbiamo incominciato, ok? Boys, quindi prima finiamo quello che abbiamo incominciato. Allora, quindi butta i soldi non va bene. Va bene, ma è la stessa scritta. Sia per le donazioni di soldi, non di bits, sia per i sub, per quello che devo cambiarla. Non è che non va bene, che è uguale per entrambe le cose, e effettivamente no, non ha senso che sia uguale. Barba Giacomo, stai tranqua, bella frella, yo, sui muretti. Quello che facciamo questa sera, quindi, è a seconda di quando finisce il recap, facciamo o solo Sfintere e la mummia spaziale, oppure, che ne so, 10 minuti di Dark Souls giusto per uccidere l'ennesimo demone maledetto, e poi Sfintere. Ok, comunque oggi è serata Sfintere. Dito per stare qui, ho dato buca alla mia ragazza. Minchia, come mi triggerate? Come mi triggerate voi che avete la... Devo smetterla di triggerarmi così tanto. Sì, Marannen.
Mi spiace, Ivan, così impari a spammare. No, a meno, non ho guardato su Facebook, ma su YouTube no. Su Facebook mi ha risposto Rannen. Vediamo, ciao, sono io. Gli avevo davvero scritto Rannen, sono io. Ciao, sono io. No, comunque no, chissà perché. Comunque esistono un casino di mod tossiche di Half-Life 1. Va bene, non ho capito, va bene, però esistono un sacco di mod tossiche di Half-Life 1 e 2, quindi perfette per noi. Sì, Sanne, la tua mod, la tua gif per le sabbie è davvero qualcosa di fantastico. Non è, se mi dai il tuo indirizzo ti mando anche dei bei 5 euro, perché mi sembra un prezzo ragionevole per avere... come posso dire, maneggiato qualcosa che alla fine sono io. Quindi ti do 5 euro, mi sembrano giusti e ragionevoli. It's me, smiley face. Sono io, smiley face. Ciao. 5 di docina, mi sembrano giusti 5 euro. Mi sembrano giusti 5 genovese sfacche. Ragazzi, avrei potuto dire 1, 2, 3, 4. Invece ho detto 5. Ok, ho detto 5. Quindi 5 euro zaea. Dai, 5 euro così. A muzzo, quindi Sunderland, se vuoi i miei soldi, che i miei sono più belli, dimmelo e ti mando 5 soldi. Almeno 20 mangiati. Cosa vuol dire almeno 20? 20 cola, stiamo scherzando. Oh, oh, siamo... Ma siamo i miei soldi qui, eh. È lui che dovrebbe pagare te avendo maneggiato la tua proprietà intellettuale. E infatti, quindi il fatto che io lo paghi per aver maneggiato la mia proprietà intellettuale, eh? La mia immagine personale, cioè... Kira, che cazzo dici, 20? Riii! Esatto, minchia, quella lì è là dietro nascosta. Che schifo ho toccato qua, qual è? Non so, ho toccato qua... Beh, che schifo. C'è roba appiccicosa ovunque. Vabbè. Buonasera, quindi partiamo subito, ragazzi. Partiamo subito perché a seconda di quando finisce il recap sappiamo cosa fare. Iniziamo con la musica. Cosa vuol dire? Iniziamo con la musica. Eh sì, che ho lasciato la musica già. Eccolo un altro hyper. Eccolo un altro gachi. Eccolo, eccolo che arriva. Falengius. Falengius, grazie. Grazie Falengius. Gachi hyper. Grazie Falengius, grazie. Grazie, grazie, grazie. Tocca il suo sperma. Beh, berlo è un conto, toccarlo che schifo. Oppure se riesci. Io voglio solo la tua felicità. Va bene, uguale pepega. Sunderland, lo stesso vale per te. Se invece che darmi gif mi dai figa, tranquillo. Oppure anche soldi. No, stai tranquillo, non mi interessano. Figa e felicità, che sono più o meno la stessa cosa. La smettiamo. Quindi basta. Incominciamo. Cominciamo. Allora, non ho ancora aperto Streamlabs. Mannaggia a te, Kira. Che schifo. Zirp. Zero 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 zero. Quindi non posso aprire Streamlabs perché sennò si blocca tutto. Allora, prima di dover cancellare di nuovo anche ora pezzi di live, prima controlliamo Reddit e porno. Questo non è porno, questo non è porno, questo non è porno, questo non è porno, questo sì. Per finestre e tilamnetis è appiccicoso. Ok, dovrei aver già tolto le cose porno, così dovrei poter stare tranquillo in teoria. Ok, ora in teoria dovrei poter stare tranquillo oggi almeno. Ivan, please, Ivan, please. Questa qua me la voglio sentire bene. Bene. Pera, pesca, ciliegia, e si è aperto Streamlabs, aspetta che te la rifaccio partire. Aspetta, si è aperto Streamlabs. Ho capito, non è colpa mia, si è aperto Streamlabs, stai buono. Ora dovrebbe ripartire. Dovrebbe ripartire. Perché non parte più, scusa? Questa va? Ma perché questa arriva, scusa? Perché quella di Ivan? No. Cazzarola. Non va! Mi spiace, Ivan! Mi spiace! Ah no, che è partita. Però non fa vedere. Forse però la lice. E niente, Scammed. E niente, Carla a quanto pare è dalla mia parte. Scammed, Lulbu.
Mi dispiace, io l'ho fatta ripartire, di Dobrigio col ponte addirittura. Quanto hai per bra? Quanto? Ponte di notte di Dobrigio, quanto? Ponte di notte di Dobrigio. Devo guardare il porno, cos'è Dobrigio prima, scusate? Ponte di notte di Dobrigio. Ah, l'ho visto, non è un porno, l'ho visto. Ponte di Dobrigio, l'ho visto. Ponte di notte di Dobrigio, ponte di notte. Praticamente è questa streamer che è una clip di Twitch, ovviamente non è su Twitch perché è stata tolta, ovviamente, però era una clip tratta da Twitch, infatti c'è anche la chat, di questa streamer chiamata Lucia trattino basso om nom nom. Carla Weirman, Europa e Africa. Eccoli. America, Asia e Australia, globo con meridiani, mappa mondiale, mappa del Giappone, montagna innevata, montagna, vulcano, monte Fuji, campeggio, ombrellone in spiaggia, deserto, isola deserta, parco nazionale, stadio, edificio, classico edificio, abbiamo finito. Case, casa in rovina, casa con giardino, edifico di uffici, ufficio postale giapponese, ufficio postale, ospedale, banca, hotel. Va bene. E quindi era praticamente, questa streamer che si dimentica la telecamera, cioè, no scusate, è convinta di aver staccato la live, si dimentica di controllare, non so, è convinta di aver interrotto la live e si spoglia appunto, cioè c'ha le tette di fuori, proprio, non nel senso che si intravedono, no, sta tipo dei bei 30 secondi netti con le tette così, e quindi niente, è molto particolare come cosa, e basta, però l'avevo già vista, il link è su Reddit, il link c'è, è questo qua, il link è questo qua, di Olenor. Il link e il sito è Gifcat, quindi funziona. Cioè, no, scusate, Gifcat, quindi funziona molto bene. Cioè, funziona bene. Non lagga. A differenza di stream di Twitch su telefono, che le clip laggano. Allora, Amanda Racknost, grazie per il follow. Savit, 17 anni, come passa veloce il tempo. Buon anno, my love. Tratta meglio Ricky, poverino, e oggi mi guarda la. Da quanto tempo che non tiro fuori i miei amici immaginari della camera? Quanto tempo? E quindi monca porco. Grazie Savit, grazie per i 17 anni, grazie mille. C'era la parola con la N? Non ho visto la parola con la N, ragazzi. Giuro che non l'ho vista stavolta. Hyperbra, giuro che non l'ho vista. Ah, intendeva Ricky O. Ah. Allora, ragazzi, se ne va a cercare ogni volta, basta, non ho nulla contro di lui, basta, povero, non ho nulla contro di lui. Savit, grazie per i 17 anni, basta, grazie per i 17, cioè non basta, grazie, cioè volevo dire, grazie per i 17 anni, mesi, grazie mille, Savit, guarda che mi confonde, è tutta colpa vostra, iperbra, grazie, buon anno anche a te, my love. Knife in S, coltello nel culo, è un po' che non ti vedevo, questo è il tuo primo mese, ma so che non è il tuo primo mese perché mi ricordo il tuo nome, però grazie per la sub, grazie mille Knife in S, grazie mille per la sub. 28 children, grazie Alessio, Ivan con i frutti, Simarannen ancora no, mi sono perso i punti 1 e 2, ma quanto era figa la tipa di ieri, sì. Ma va che bella la Maggie per le sub, assolutamente. Le mode tossiche, sì, è vero. Però prima finiamo quello che abbiamo cominciato, se no alla fine. No, davvero, se no non segui i miei buoni propositi. Già domani, ecco, già domani confermo. Domani sono fuori con sessanteno. Domani già sono fuori con sessanteno, ragazzi. Quindi domani non ci sono, domani non c'è live. Ve l'avevo già detto ieri che probabilmente accadeva così. Adesso lo sapete. E niente, quindi vi chiedo scusa, sono appunto con sessanteno, tutto qua, e vi chiedo profondamente scusa, non perché esco con sessanteno, perché sapete che la giornata di uscita sushi c'è sempre la settimana, ma perché già non l'ho fatto lunedì e martedì, per quello vi chiedo scusa. Ve lo sbattete a vicenda? No, li prendiamo da molli, li tiriamo il più possibile e li facciamo intersecare, facciamo i nodi, facciamo queste cose qui. Ma stai sempre a scusarti. Sai com'è? Siete la mia family, io sparisco, è giusto così. Che è giusto che io mi scusi. Monca mega. Ciao Fontana, ciao anche a te, smiley face, iniziamo con la musica. Falangius, quindi appunto, grazie per la sub, come avevo detto anche prima, grazie Falangius, grazie per la sub, grazie mille. Furbetto mi manda una clip, vediamo che clip furbetta è mai questa.
Nani? Cioè no, non nel senso nani, nel senso Ome uomo shinderu, nani? Nel senso nani, la ragazza di Forsen. Forsen dog. Forsen dog gets duct tape sta. Cioè le... gli si appiccica lo scotch addosso al cane di Forsen. What? No! No, ragazzi, soffro! No, no, no! No! No, 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 ragazzi, mi fa soffrire se sentire un cane piangere così. Mi fa soffrire tantissimo. No, 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 non ce la faccio, non ce la faccio. Soffro tantissimo, no, non ce la faccio, ce la faccio. Soffro, povera, guarda come grida. Mi soffro tantissimo. Va bene, non è successo niente. Si è appiccicato quasi scuro. Ah, vabbè, tolgo il volume, ma magari accade qualcosa dopo. Fosse stata non safe for work, sarebbe già stata tolta, no? Cos'era? È il cane di... Forse anche spunta dietro. Cazzo di barbaro. In teoria è il cane che si appiccica lo scotch addosso. Ma come cazzo fanno a tenere lo scotch per terra? Però anche loro sono dei coglioni. Sweden Anele. Basta, non si vede più niente. Ok, passate, passate. Niente, niente, basta. Si è solo appiccicato lo scotch. Sì, ma terrificante, ragazzi. Madonna, sti suoni proprio gelano sangue nelle vene. Poveri. E piange così per lo scotch. Boh, ma magari si è attaccato, che ne so, magari si è appiccicato sulla pupilla e gli sta tirando via l'occhio. Oppure magari gli si è appiccicato tra i peli e l'occhio, quindi praticamente si sta comprimendo in sé, perché si sta attaccando praticamente l'occhio alla schiena e cercando di districarsi. Si stava praticamente staccando l'iride. Comunque incominciava a colargli l'occhio, ma magari... Monca mega. Comunque, grazie furbetto, me l'ero persa sta cosa. Avrei voluto anche non vederla, però ormai l'ho vista. Domani ci sarà leva? No, appunto, questa è stata arrivata dopo. No, domani no. Io voglio solo la tua felicità oppure la figa. Sandran, per ora ti posso dare tanti ringraziamenti e qualche soldo se vuoi. Fontanaz 000, grazie. Alessio, carozzotta. Ah no, cazzarola. Sputi in giro con quella saliva che sembra stucco per finestra e ti lamenti se è appiccicoso. Ecco che cos'è. È vero, grazie, è vero, è vero. Questa sera porti Twitch Awards. Ivan, è una bella idea quella che mi hai dato. È una cosa bella, però devo farla per forza in una live bonus. Non posso farla in una live normale. È troppo lunga, ci mettiamo un'ora a guardarle tutte. O anche se non tutte, effettivamente, che tutte sono troppe. Comunque... qualcuno è interessante, perdiamo un botto di tempo. Conta che Reddit... se Reddit finisce presto si può fare una prova questa sera, se Reddit finisce presto. Carozzota! E in chat hanno trovato tutti un buco, perché noi no? In che senso? Va bene, Dido Bridge, grazie Eleanor. Carla, vabbè, questo era lo spam. Pesce molle, Andre. Poi stronzo, ogni tanto rispondi a WhatsApp, che se no vengo a trovarti e ti sculaccio fortissimo. Questa è la prova di come io e WhatsApp non andiamo d'accordo. Perché odio stare... la gente mi reputa sempre lì appiccicato al telefono, ma non è vero, cazzo, no, non è vero, odio stare al telefono. Grazie, Andre, comunque... E ho visto... allora, quanti messaggi c'ho tuoi? 16. 16 messaggi non letti. Ok. Quindi... ma no, non è cap. No, è vero, è vero. Quindi 16 messaggi. Andre, stanotte cerco di fare tutto. Coral, dato che Dido ha tolto il sottofondo, allora io... ah, giusto, giusto. Intanto gnomato. Grazie, Coral. Poi... no, ho sbagliato tutto. Io farò un salto sul canale di Taramasco. Sì, che sarà in live adesso. Ora andiamo. Black Cloud, grazie per il follow. Grazie Fontanaz. Tommy, Jerry, anche a te. Adoro la musichetta urlo dei sub, però mi manca Mosca Mosca. No, dobbiamo evolverci, dobbiamo cambiare. È anche l'anno nuovo. Io so che l'unico motivo per cui mi rispondi sempre è perché Pepe si abbia fatto qualche...
No, in verità è perché di solito le conversazioni che abbiamo sono estremamente brevi, del tipo A, B, C, massimo D, basta. E quindi ci metto un secondo. Di solito invece tendo a dire rimando a dopo quando ho una conversazione che già so che sarà abbastanza lunga o comunque che mi impiegherà più di 5 minuti. Tutto lì. Perché so che in genere sono brevi. Perennemente online su Insta, sì, è vero, mi segna perennemente online su Insta, ma sta cosa mi dà un fastidio. Ragazzi, vi giuro, mi dà un fastidio assurdo. Mi segna perennemente online su Instagram, una cosa che mi fa bisticciare con chiunque. Mi dà un fastidio sta cosa. E non si può togliere lì l'online o no. Il famoso tono della sintesi, appunto, di quello che io c'ho un sacco. I wanna fuck you so much, also I love that dog crying. Twitch stuff, he's making a game of bridge. Hyper bra. In realtà il secondo mese che mi stavo di film mi dice che... Infatti in finestra io mi ricordo di te. Non so perché ti segni così tutto sbaggato. Andiamo un secondo a vedere... cos'è sta schermata? Ah no, è questa quella che non c'entra, ok. Massimo Taramasco. Vediamo se... Era in live, no? Sì, vediamo un po'. Rapporti sentimentali. Video piaciuti, ma no, che se ne frega. Il turbamento, no, oggi non ha fatto live, ragazzi. Oggi non ha fatto live. Attenzione, attenzione, sta calando. Ha messo solamente 35 video oggi e non 37. Quanto questa persona che viene spammata? Una cosa breve? No, niente, vabbè. No, l'ha fatta oggi la live, intervista live con Canetti questa tizia, 9 ore fa, chi è Canetti? Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Buongiorno. Quanto spam in chat? Cos'è? È un grande onore, finalmente. Tocca fare la live con la Canetti che è venuta a fare questa, a intervistarmi. La Canetti voleva intervistarmi in diretta. E soprattutto... Ha un aspetto probabilmente identico alla mia psicologa. Questa cosa mi sta inquietando a morte. Io ho paura di beccarmi lui la prossima volta che ci vado. Ma buonasera, figaccio più ricco di papera. Buonasera, Jessica. Buonasera. Buonasera. Cos'è un Canetti? È Canederli. A proposito, avete fatto la mummia ieri o no? No, oggi. Però figa la psicologa, è giovane, sì, è giovane. Non riesco a dire se è figo o no perché è un rapporto troppo particolare. È come se dicessi che se mia cugina è figo o no. Non ci riesco, cap. Devo ritirare qualcosa che mi spetta di diritto. Vabbè, poi questo lo farò dopo, il suo certificato di paternità. Ci credo, cap. Probabilmente che la Canetti purtroppo è mia figlia. Vabbè, è la figlia? Perché un altro... Perché Canetti, scusa? Cosa vuol dire? Pensavo fosse il cognome. Purtroppo, è mia figlia. Ma plot twist! Che plot twist incredibile! È la cugina, che icona, boh. Salutiamo, intanto, Isabel. Non vedo somiglianze, comunque. Sara Morosi, Mirko Papella. Mirko Papella! Mirko Papella! Guardate che feeling che c'è tra moglie e... Che palle, cos'è sta qua? La figlia e il padre. Che feeling. Mia cugina è una figa da paura e ci ho fatto spesso cose da adulti insieme. SHHHH. E ci ho fatto spesso cose da adulti insieme. Ma come? Ah. Andri, insomma. Ma è quella di cui mi avevi mandato una foto? Comunque, Keikona V. Keikona V. Hell yeah, my brother. Keikona. Bene. E purtroppo è il risultato. Dobbiamo far vedere in diretta. Mandi subito il certificato. No, lo facciamo vedere due volte. Adesso però è la figlia. Io pensavo fosse qualcosa di incredibile. Invece niente, fa solo far parte delle... Potesse tuo nonno. No, lei. Ah. Di te. Guarda che non sta capendo solo perché c'è il quadro della Kira dietro che manda le negative vibes. Guarda, beata lei, dicono in chat. Beata lei che è tua figlia, vorrei essere io tua figlia. Come? Il did in Veneto? No, qui in Veneto l'incesto è cosa buona e giusta. L'incesto è cosa buona e giusta. Boh, a Genova non viene visto così bene l'incesto, sì, da quanto io ne so. Non viene visto così bene.
comunque, I'm gonna say, basta Manuriz, forse ti sei sembrato perché lo potessi aver aperto anche sul computer Instagram. Ah, può essere, però non ce l'ho aperto come schede. Quindi ce l'ho aperto, sì, nel senso che c'è il login, però minchia. Mia cugina di terzo grado, dai, per legge possiamo sposarci. Vabbè, anche Bubi è mio cugino di terzo grado, eppure non me lo scoperei mai, forse perché ha il cazzo coi peli rossi. È vero proprio, a pensarci c'ha il cazzo con i peli rossi, Bubi. No, non lo so, Fabio. Buonasera, figaccio più ricco di Paperone dei Paperoni. Mi sono recuperata ieri tutta fottuta. Proprio l'avete fatto a mummia? No, Jessica. Mia cugina, comunque, grazie. È una figa da paura, va bene, grazie. L'incesto, i peli rossi. Beh, se hai i capelli rossi, avrei anche i peli rossi. Cioè, Bubi non è tinto, ok? Quindi, se hai i capelli tuoi rossi, Bubi ha i capelli rossi, carota, arancio. Hai i capelli color Gachi Hyper, no? Quindi, avrai anche i peli del cazzo, immagino. Controlla, DW. E non me lo ricordo, l'ho solo baciato dietro un muretto, se voi ricordate. Non ho mai guardato il cazzo. Grazie al cazzo che ha anche i peli rossi. Beh. Oggi sì, fino a luna, sì. Perché Aziz non è subato? Sì. Ah, Bizza? Perché Aziz non è subato? Perché glielo proibisco, perché non mi deve dare soldi Bizza, perché già mi dà il cazzo. Quindi non voglio che mi dia anche soldi. Posso fare un saluto a te alla check e passerò le prossime 24 ore a bere e spaccarmi a merda. Che toccano i capelli. Basta queste amiche che toccano i capelli, Connor, che fastidio. In occasione del mio compleanno, dato che stai Artemio, con questi 3 euro ti offro un succo ai mirtilli. Sì, ma non sono 3 euro, Connor, dove sono i miei 3 euro? Vabbè, io non sono Artemio, ragazzi, basta con questa doppia, con questa farsa. Io non sono Artemio, io... Perché non ho soldi a contentare. Ma Bizza, ma non voglio i tuoi soldi. Stai tranquillo. Già appunto mi dai tanto amore e affetto a letto. Non sono Artemio, basta. Allora, sì, ma non sono 3 euro Dedo Weird, esatto. Non sono Artemio. Allora, il vino diciamo che mi piace. Lo spumante mi piace. Il Baileys mi piace. Limoncello mi piace. Tutte queste cose contano come alcolici, no? Anche se non sono cocktail, contano come alcolici. Però invece i cocktail, piña colada, sex on the beach, tua madre on the highway, on the road, non mi piacciono dal secondo sorso in poi. Cioè, nel senso, li bevo un sorso, poi dico basta, non ho più voglia. Mi scazzano, mi stancano subito. Non è che sono Artemio, è che non trovo l'interesse nel bere. Al secondo sorso mi scazzano. Però mi piace. Se è Baileys, sì, ok, se è Baileys, sì. Sex on my ass, Gachi Hyper. Cocktail, Gachi Hyper. Non ti piace nemmeno il... Allora, io vorrei dirla quella parola, Ivan, però Twitch staff is watching me. Io bevo solo birra, vino e qualche volta... Ecco, la birra invece non mi piace proprio. Quella proprio di gusto. Mentre gli altri mi piacciono, ma mi stancano subito. Non sono Artemio, basta con sta farsa. È solo che non mi piace bere, perché mi scazza subito. 20C, ancora? Perché non è? Ok, fin qua ci siamo. Partiamo allora. Partiamo. Consiglio nuove emote. Frasi molto significative. Ok, qua c'è uno stay for work che apro subito. Questa volta non voglio fare errori. No, ok, lo posso fare a vedere. Questa la può capire chi ha visto la live di ieri, di Dobridge. Quel momento in cui Dido ti chiede se sei gay e tu continui a rispondere why. Say why again, say why again, I tell you. Esattamente, esattamente, mano, esattamente. Guardali, Pepe Jam, che Pepe Jam, ma non guardali, guardali. Madonna, che nervoso che mi dava quel tizio ieri. Why, Fontanaz, vuoi un bel ban? Why? Complimenti davvero, complimenti, veramente, complimenti. 2 ore 22 minuti e 32 secondi. 2 ore 22 minuti e 32 secondi fino a 50 tutto secondi. Funziona? Ci siamo? Zeb a caso? Vediamo se ci... 2 ore 22 minuti. Ciao Zeb, so che mi segui ogni giorno, ci scriviamo un sacco noi su Instagram. Ciao. Allora, 2 ore 22 e 32. Buona la... Mi hai regalato su Steam perché mi ricordo. Diddo.
Aspetta, ma non so se sono io. Di quando è? 11 dicembre 2016. No, non posso essere io. Ho donato a Zeb, ma non sono io questo qui. Ho donato a Zeb, però. Ma non sono io, perché non mi definirei mai YouTuber. Non sono io. Molte volte mi hanno taggato, hanno detto: Dido, hai donato a Zeb, grande. No, no, non ero io. Però c'è gente che si spacciava per me. Però una volta l'ho fatto. Però non mi ricordo quando è stato. Però l'ho fatto, l'avevo anche detto, me l'avevate chiesto, l'avevo confermato. Comunque, no, l'ho fatto, sapete che Zeb mi sta simpatico, però non andrei mai a scrivergli da un collega YouTuber, soprattutto contando che non lo sono. Quindi, non so perché ci fosse ai tempi gente che faceva mio nome. Comunque sì, una volta l'ho fatto. Frame trailer, guardalo scemo. Quanto cattivo, Bizza. DF Studios. Ma che è sta roba? Possiamo passare la vita a dire di conoscere uno youtuber attraverso i social media. Ma... What the fuck? Ma di chi è? Dido Family? Ma chi è sto canale? Questa roba? 150 iscritti? Cos'è? Ma è un canale vero questo? Social media. Monca Mega? Ma possiamo dire di conoscere una persona attraverso la corazza? Ehi, sto cercando di fare il mio lavoro qui. Dicevo, possiamo passare la vita a dire di conoscere uno youtuber attraverso i social media. Ma possiamo dire di conoscere una persona attraverso la corazza che si è creata? Oh no, si piange. Ma chi prende un giro? Non è questo il gioco. Era il mio canale quando facevo video ormai chiuso. Zitto e guarda, mannaggia al do. What the fuck? Cosa te cresci? What is happening? Trager! Ehi, no, guarda che questo è un gioco. What the fuck? Già! Ce n'era bisogno qui, ce n'era bisogno. E io mi seguo, io mi seguo tantissimo. What the fuck? Io mi seguo tantissimo. Ma che figata pazzesca. Cercano di fare il mio lavoro. Una persona. Ma che figata pazzesca. Non ho capito. Non è questo il gioco. Cioè, non ho capito se questa era una specie di hint alla trama, a ciò che vuole sviscerare il gioco. Questa frase qui è una sorta di per creare hype. Ma porca troia, cos'è sta bomba? Ma mi avete lanciato una bomba così? Così proprio? Mi avete lanciato una bomba così? Chi sono i creatori? Ho bisogno di sapere tutti i nomi. Ragazzi, davvero, queste sono cose che davvero... Queste sono le cose che davvero... Anele, sono fiero di voi, piccoli Anele. Davvero, mi segherò. Questa sera, vabbè, questo era ovvio. Però questa volta la cosa diversa dal solito è che non lo farò sulle foto dei bambini, ma lo farò su di voi ragazzi, su di voi. Cioè, queste sono le cose che mi lasciano davvero... Cioè, è tantissimo questa cosa, è una cosa tanta, è una fottuta cosa tanta, ragazzi. Queste sono cose grande, cioè... Tantissimo ragazzi, davvero, grazie a tutti voi, grazie a tutti ragazzi, sborrami in faccia Gachi Hyper,
Grazie a tutti, io non so chi c'è dietro. Grazie Bizza che hai messo il biz, il trailer. Veramente a tutti voi di cuore, mica devo bere, ho la gola rotta. A di cuore a tutti voi che ci siete dietro, grazie. Questa è veramente la family. Questa è quando... cazzo! Quando parlo della family, quando parlo del fatto che si è creato da davvero un rapporto affettivo, che si è creata là una family e non è una semplice community, che si è creata una cosa figa, una cosa bella, una cosa... che si è creata una cosa... Invece di segarti su di me, segati su Andrea Orlandi, Emma Vittori, Alessia Zingaro, Alessia Perugi, Giuseppe De Michele, Alessandro Melanori. Andrea, Emily, Alessia, Alessio, Giuseppe e Alessandro, veramente, davvero, siete dei pazzi maniaci, siete dei, così, siete dei pazzi, davvero, degenerati, grazie, pazzi maniaci, grazie di cuore, davvero, Sam Smash a tutti voi e grazie. Queste cose sono davvero le cose che mi rendono fiero della community che abbiamo creato, sono davvero, ora, a parte gli scherzi, sono davvero... A parte grato in una maniera che non riuscirò mai a spiegare, perché davvero sono grato in una maniera che dire mille volte grazie è inutile, perché non riuscirei a dire quanto, ma a parte questo sono veramente orgoglioso di ciò che abbiamo creato. Guardatevi, come ho detto ieri, guardatevi, guardate quanto siete belli. Ecco, guardatevi, guardate cosa avete creato, cosa avete tirato fuori, cosa siete riusciti a creare, ragazzi. Veramente, grazie di cuore. Quindi sono veramente fiero di voi, quindi bravi, grazie ragazzi e bravi ragazzi, entrambe le cose, grazie di cuore a tutti. Sono rimasto a bocca parole, cioè, fantastici. Andiamo avanti perché non posso fermarmi qui, però fantastici, davvero fantastici. Pog as fuck, pog clap as fuck, sì. Ora, andiamo avanti perché appunto se no non faccio più il resto. Dido. We are in a farm, there are 50 cow and 20 chickens, how many didn't? Fica. Allora, grazie Senna, me la salvo. Questo è l'approccio giusto, questo è l'approccio per le tipe fighe, ok? Se ci volete andare a letto, questo è l'approccio giusto. E via, cadrà ai vostri piedi, oh mio Dio. You shall not pass, chosen undead. Ti rompirò di meme sui funghi. No, 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 che incubo. Cos'è la mia faccia qui? Cos'è successo alla mia faccia? Grazie Alessandro. Buonasera. Era fantastico. Buonasera Rea. Come state? Come state? Sono perplessa. Ho appena visto un attimo che si ricarica. Al cinema e aveva una regia un po'. We are blessed with your sin. Ecco appunto. Quindi Batum, stasera si gioca cosa? A Sternocleido. Ho appena visto i film di Van Gogh al cinema e aveva una regia un po' pepe. Questa sera si gioca Sternocleido Maestoideo e la mamma Bucchina. Sì, Crotalo, sì. Sì, assolutamente. Vabbè, Dido Brigia, sì, Dido Brigia in chat, sì, lo so, Gachi Hype. Quando è successa questa cosa che me la sono persa io? Quando è successa? Grazie per i Dido Brigia in chat, come sempre, grazie come sempre, sempre molto apprezzati. Quitto la vita, ciao, bene, ma no, la family mi odia. Senna, please, don't do it. I am a virgin. Devo abbassarmi un po' il volume. I sedit. No, ho detto solo Dido Bridge. E quindi ho detto grazie chat per la valanga di Dido Bridge. Non ho detto la parola incredibile. Fabio, no. Questo è di Ivan, sì. Perché Forret... Fabio, sei un normie, perché mi chiedi ste cose? Fabio! Fabio! Perché forehead? E va bene? Fabio, vergognati. Fabio, ti meriti un po' di questo, ma non troppo, perché ci hai provato, comunque apprezzo l'impegno, ma vergognati. Fucking normie! Rimetto in caso non lo veda. F. Cos'è? Chi è morto? Cos'è sto rip?
Rewind mi ha fatto bene. Che fastidio YouTube quando si prende la libertà di tradurre i titoli in italiano. Che fottuto fastidio. Mio Dio, che fastidio. Cioè, ok, anche fatto bene, nel senso, YouTube Rewind mi ha fatto bene. In verità nella versione inglese sarebbe But it's actually good, una cosa del genere. Quindi è fatto bene scritto così, cioè è una traduzione perfetta. Però che fastidio, perché poi giro nella home e mi trovo dei video così in italiano e dico, strano che un italiano parli di meme o di cose, cioè di meme o di cose particolari. E infatti poi non è italiano. Quasi peggio di Pornhub. Vabbè, ma Pornhub c'è, almeno lì trovi ragazza timida e giocane. Lì è molto bello. Metti YouTube in lingua inglese. Sì, devo, per forza, perché almeno mi evito quelle cose. Comunque lo abbiamo visto, metà. Il Capodanno. Il suo video che volevo caricare ieri, ma c'erano troppi post. Sosa! 15 cose che nessuno ha mai proverà fatto! Innanzitutto buon anno, nuovo fan, carissimi Pepega. Decidete un po' voi a seconda di come vi gira. Magari Capodanno qualcuno di voi l'ha passato col proprio partner, di Doggy Triggered, con i propri amici. Magari da soli, perché siamo degli hikikomori di merda. Addirittura dei hikikomori no, però siamo tutti dei vergini di segno zodiacale. Ma io, Katema, e un altro mio amico esterno, abbiamo deciso di fare un'annata piccola opera affinché tutta Firenze potesse iniziare. Oh mio Dio. Last live, last stream, Monkaes. Svuotato, arrestato. Dobbiamo partire con una premessa. Il duca che avevo lasciato sull'albero della stazione di Santa Maria è stato rimosso. È stato portato via. Non potete liberarvi di me. Pepega! Che schifo, c'è una cimice qua sopra. Questa schifezza. E c'è un Dido, giustamente. E adesso possiamo continuare con i nuovi. Ma non c'è il volume, no? No. Con i nuovi autismi portati. Ne avevamo ben 30. Sfortunatamente non abbiamo avuto molte possibilità, ma almeno l'intenzione c'era. E già basta. Oh, guarda che bello. Guarda che bello. Sul parabrezza. Guarda che bello. Mamma mia, per favore, questa cosa che YouTube traduce automaticamente mi sta facendo diventare pazzo. E poi a volte ti attiva pure automaticamente i sottotitoli. Sì, sì, dà un fastidio assurdo, Coral. Sì, sì, sono d'accordissimo con te. Sono d'accordissimo con te, dà un fastidio assurdo, è vero, è vero. The Do is gone. Nei domicili delle persone, nella buca delle lettere. Sì, entriamo nelle case a diffondere il verbo. Facciamo irruzione, sfondiamo le finestre tirandoci dei vasi o delle pietre attaccate alle quali con lo scotch ci sono dei dido. Dai, mi sembra una bella idea. Cosa sto vedendo? Sono bellissime queste postazioni. Sono bellissime. Poteva finire qui. Cos'è? Ha fatto uno scatto qua. Cos'era? Ah no, forse no. Sono bellissime queste postazioni, di Do Clap. Perché Moncatos, no? Ma poi Katema ha voluto fare l'impensabile. E qui mi scuso per la pessima qualità audio e video. Stai tranco, balla frella. Non si vedrà un cazzo, ma sto filmando. Pensavo peggio, in verità, dai. Cioè, sentirsi si sente. Come lo guarda? Che cos'è? Un mostro? Così. Così. Ma che cosa? Bella presa. Grazie, lo tengo. Mostro. Felicemente. LOL VS FUCK. Grazie, man. Bravi Ben, Katema, tutti quanti, bravi, 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 un mostro, una bestia. Sì, sì, lo tengo qui. Se lo mette dentro il portafoglio per non perderlo. Grazie, Ben. Queste cose io le amo da morire, lo salvo subito. Quando andate a diffondere IRL, il Dido U, è sempre per me una gioia, un onore e un pepega. Quindi grazie, grazie, davvero. Come un santino nel portafoglio, sì. Grazie, fantastici, sempre fantastici.
Consiglio di Nova Imot, il 3 Easy ho letto nel link. Non mi piace il 3 Easy, non mi piace. Pega megafono, ne vuole uno. Non so neanche in che contesto bisogna usarlo, io sinceramente. Non so quando è che vada usato. Non l'ho mai capito. Eh? Ma io per fare... No, Pepega ne vuole uno, è un mostro! Grazie ancora, venne Katema, grazie. Cosa è Woodface? È il tryhard bianco, ma non so perché. Quando apri Bosch dopo tanto tempo, vediamo se mi ricordo ancora come si... Amo le meme qui sottotitoli dei film, sono bellissime. Grazie Taras, grazie Taras. Frasi molto significative da un... Oh mio Dio, Fabio? Gemita... Allora, Fabio, allora, Fored, signor Fored, vediamo, un minuto e 13. Did weird. Minuto e 13 a 1:29. 16 secondi di frasi significative? Da qualche parte, prima o poi, devi fare una scelta. Che scegli fa? Era questo? Questo era letteralmente da 1:13 a 1:29. Frate, da qualche parte scegli de fa. Fa come te pa. Cioè, oddio, non voglio dire che Jamie Tights abbia dei brutti testi, eh. Sono certo che scriva anche delle belle cose. Però dirmi in particolare queste quattro righe che sono significative, non credo. Non credo. Fabio feels fucking weird, man. Non credo. Cap. No, vabbè, immagino abbia anche dei bei testi. A me non piace, quindi non voglio essere cattivo. È un po' sì. Un po' Fizz Weirdman. Ma un po' sì, un po' sì. Un po' sì. Questa persona qui sotto. È un po' sì, Con tutto quello che Jimmy Tess ha scritto, ha scelto questo. Ma infatti... Aia, senza H. Guardo Ivan che non sa scrivere il verbo avere. Ma infatti, per quello dico, immagino scriva anche delle belle cose, però... Da 2:20 a 2:28. Infatti non è che dico guarda che schifo, però proprio questo ho scelto. Ma basta, sei fissato quando ti dice devi fare. Ti piace quando dice oh devi fare, che te devo dire? Vuoi menare fe? Vuoi menare fe? Io non te lo faccio picchiare fe. Grazie mille, grazie Cor. Che qua o pensi che la testa tua oppure finisci a puttane. Infatti va a finire che tutti quelli che compiono. Ah no, l'ho messo troppo avanti, scusa. Spero che capire quello che te volevo dire. Che qua o pensi che la testa tua oppure finisci a puttane. E sì, è finito. Spero che hai capito quello che te volevo dire. Che qua o pensi con la testa tua oppure finisci a puttane. Oe, Colosseo, che andiamo. Oe, sotto il lume, oh via, babà, yammea. Boh, sinceramente non mi piace, Fabio, non mi piace. È assolutamente orribile questa cosa. I pezzi che mi hai messo, io sinceramente li trovo banali. Poi, secondo me, magari fa anche delle belle canzoni. Io non lo ascolto, però i pezzi che mi hai linkato... sono terrificanti. Ma i pezzi che mi hai linkato, e non voglio parlare in generale perché non lo ascolto, quindi non voglio parlare in generale, ma i pezzi che mi hai linkato sono terrificanti. Ok, e abbiamo finito i nuovi. Sì, abbiamo finito i nuovi. Ok, cioè i nuovi, quelli nome. Guardiamo quelli nome, così riusciamo a fare forse un po' di Twitch Awards. Veramente significativo. Fe Weirman Club. Fis Weirman Club. Sì, appunto, non ho capito. Qui in Ben Stein in realtà è il dottor di Disrespect. Sì, sono abbastanza simili in lui e in questo film, sì. Dido Bridge, Jordi, gioco difficile rimborso. Allora, uno, non sono Big Changus. Punto due, non sto rimborsando più nulla, nulla da mesi, ok? Sono un guarito. Hyper bra, eccolo un altro. There are 50 cows, 28 children, la family durante la live. Something went wrong here. Assolutamente. Cos'è questa roba? Sono io? Cos'è? No, non sono io. Dido Bridge Club. Cos'è questa roba? Non sono io.
No. Sembra PewDiePie, ma sembra un tizio con i baffetti qui, qua un cerchietto bianco e i capelli tirati indietro. Pepega. Non ho capito chi sia. Pepo Yes, ma no, non posso essere io. Così fritta da essere riconoscibile per il suo cameo, okay, a te piace. Con l'inizio una live di Did saprei che sarà molto autistica. I hope mom and dad don't find out. Grazie Felix, grazie. Salvo anche questa, grazie. Dido E. Cosa? Si è creata una E con i Dido Brice qui. Ok, si è creata una E incredibile. Complimenti Felix per l'occhio. Non so cosa sia. Not until you shove that big dick up my ass. Why are you always talking about my dick? Because I'm a horny motherfucker that thinks about sex all the time. Well, why don't you just start by sucking on my big dick? And you think I have a problem with that? Ah! Gachi Hyper Boys! Gachi fucking Hyper Boys! Questa è buona, questa è buona qualità, questo è top tier, questo è veramente top tier, grazie Olenor. Gachi Hyper Clap as fuck! Questo era top tier quality, grazie. Ne avevo bisogno. Che cosa mangia con la mucca? 28 children. Guarda, c'è un po' di figa, non capisco più nulla io a quanto pare. Grazie Daryl, grazie. In una frase ho detto 20 volte di che sono quei dialoghi di merda forzatissimi dei porno, gay fra l'altro. When you had 20 children for dinner and you search in your defecation to find some part of their body where you can still put the pee-pee. Monca Omega Club! Grazie Ivan! Grazie Ivan! Very cool! Thank you Ivan! Very cool! Bella! La salvo, come potrei non salvarla? D'altronde a volte proprio mi dà fastidio dormire, quindi voglio guardarle queste cose. Quando entri in live e trovi Dido senza maglietta. It's a rewind time. Bravo Galax. Buon gustaio, buon gustaio. Buon gustaio, Galax. Sosa! Dove è finita la live? Cioè, l'ha divisa in quattro parti e infatti... No, cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Ho sbagliato. Ok, scusami Nisei, scusami. Hai saltato il link di Fedeoro Hai saltato, no? Il link di Chiocciola Fedeoro. Aspetta, c'ho pure a scendere ancora. Cioè, facendo... Ah, è vero, sì? È vero. Trovato. Eccolo qua. Link ai post degli stickers. Reddit, do family comments. Ma che belli. Allora, io ce n'ho alcuni. Tanto Licata, Cureco. Posto io. Dato che il creatore... Ah no, però ho postato Cureco stesso, ok. Dato che il creatore delle emo... Ma che icona c'è? C'è tipo un Omega Lulle con dentro un hyperbra. Dato che il creatore delle emote non va. Leggi il messaggio nei commenti. Didoio! Il creatore di Stickabelli è Fedeor Levigame. Messaggio da lui e questo è solo l'inizio. Grazie mille, grazie. Li userò assolutamente. Già li sto usando. Come faccio a trovarli? Sul Play Store, ok? Cioè, sull'app... su Google Play. Sapete come... Perché io non so come trovare... Cioè, io non so... Se esistono, non so come trovarli. Dove si scaricano Omega? Perché? Non è una domanda che ha senso. Perché ridete di me? Che telefono hai? Android? Come si chiama là? Ha senso. Ah, ok, ha senso. Basta entrare nel gruppo della fe... DW. Sì, ma il DW è l'unico che mi serve veramente e non c'è. Ma no, ce l'ho io, Ivan, ce l'ho. Aspetta che te lo mando. Io ce l'ho. What the fuck? Ho sbagliato. Io ce l'ho il DW, te lo sto mandando. Stai fermo un attimo. No, aspetta, ti stavo mandando il cazzo. Ok. Sei un Android e puoi scaricarli. Ma da dove? What the fuck? Zulul Club. Devi darci il numero, te lo inviamo di dopo.
Il cazzo mandalo a me. Spolveratore di criceti. Mua. Boh, vabbè, li troverò. Ok, li troverò. Li troverò. Sono da scaricare da qua, da qualche parte, ok. Tu, ancora? Che ne pensi del gesto di Junior Calli in diretta nazionale? Non so assolutamente niente. Non, questa non la so, sta roba. Chi è Junior Calli? Ora, aspetta, io c'ho paura perché magari mi esce un porno se scrivo Junior Calli, infatti mi sento fortunato, esce... Chi è Junior Calli? Che è imbarazzato? Federica Panicucci a Capodanno. Ma che cazzo è sta gente? Ma questo aborto di merda? Rapper romano della Sugar. Vabbè, che cosa ha fatto quindi? Mamma, ho ascoltato oggi Junior Calli, giuro che è diverso, ma tu no, non lo diresti. Bari, fanculo la droga, viva la figa. Mamma mia, che rapper! Wow! Mi sembra veramente come qualsiasi altro. Su queste cazzo di mani, Bari. Scatenando il panico di Federica Panicucci. Intervenuto. Chiedo scusa per le parole che sono state usate. Vabbè, ok, è un coglione che ha usato le parolacce in TV perché non ha neanche la terza elementare, quindi non sa come si sta al mondo. Non vedo dove sia la novità, ragazzi, sinceramente. Indignarmi perché un ritardato fa cose stupide, mi sembra stupido. Rap God Key? Cosa succede qui? Vabbè, non so cosa si era aperto, ma comunque era il link di ieri di We Are in a Farm, sicuro. Sicuro. Quando faccio un post che ricorda uno di Ivan, la family, doubt. Darin, allora, no, è che era molto molto simile. Io infatti ti ho dato il beneficio del dubbio. Io ho dato il beneficio del dubbio. Io l'ho fatto. Ero serio riguardo al cazzo prima. Spolveratore, e se è uno scambio equo. Insomma, tu mi mandi il tuo e io ti mando il mio. E se è uno scambio equo, perché pensi che io non sia serio mentre dico questo? I nuovi quanti sono? Vediamo quanti sono i nuovi, prima di tutto. Ok, sì, ok, sono pochi, ok. Sono pochi, quindi si può fare. Ve l'avevo detto che... oh mio Dio. Mi fa male veramente al cuore. Mi fa veramente male, ragazzi. Mi fa veramente male. Questo è del deep web. Monka Omega. Dio santo. Dio mio, che periodo della vita. Dio mio, che periodo della mia vita. Oh, perché vegliavi su di me? Non mi hai mai vegliato su di me, vero? Vero, eri lì a guardarmi e ridere di me. Satana mi ha aiutato, solo lui, non te. Vero, non posso neanche insultarti perché sono in live. Vegliavi e non ho mai detto niente. New meme material, no, ti prego. Cioè, sembro Post Malone. Sembro Post Malone. Con chi parla? È pazzo, Monkes. No, ragazzi, queste cose non dovrebbero esserci. Quando ricomincio a giocare a boss. No, sono traumatizzato. Third chapter soon. Half-Life, Kingdom Hearts, Portal, figlio di trofeo. Aia! Anche qui un colpo al cuore. No, Andrea. Nutastiaf. Carina. Carina, nuova questa, carina. Nutasti di Edo Please, ci sta. Figlio di, e Andrea era stato molto chiaro col dire che era solo un sequel e che non ce ne sarebbe stato un altro. Purtroppo, era stato molto chiaro. Una bella canzone, guarda i primi tre... Sì, li guardavo quando ero piccolo.
ti ho appena incominciato a seguire su Instagram e giusto il tempo di vedere una foto sono venuto così forte che vediamo Madonna se Diddo ho bambini sparsi in giro per casa. Anzi no, perché poi ti figuro online e mi incomincio a rompere il cazzo. No, no. Ho appena cominciato a seguirti su Instagram e giusto il tempo... Ah no, però aspetta, ma magari è perché non lo chiudo, cioè nel senso non lascio... Non chiudo le app... Non chiudo le app aperte in precedenza, forse per quello, forse per quello. Chi l'ha t'ho svegliata, minchia, lo spero. È giusto il tempo di vedere una foto, sono venuto così forte che Madonna... Ho bambini sparsi in giro per casa. Grazie MK03 Real, grazie mille. Monca X. Grazie, salute Monca Mega. Grazie. Grazie per i 10. E è posto un po' vecchio. Anche Reddit è diventato come era prima. Che ne diresti un gioco dove si canta e puoi metterti in ridicolo, dove la chat può votare la tua performance? Twitch Sings. Ma io lo conosco Twitch Sings, avevo fatto la richiesta per entrare nella beta. Non lo so se l'hanno già fatta partire. Devo un attimo controllare. Twitch Sings, ho scritto Sings, ho scritto peccati. Twitch Sings. È questo, sì. Io c'ho, forse no, questa è la directory. Twitch, eccolo qua, Twitch Sings Closed Beta. Per ora è in Closed Beta, appunto. Bla bla bla. Ah, devo scaricare. Perché mi fate scaricare? No, non vuoi più Twitch, perché mi fai scaricare le cose? Il pezzo di merda. Comunque, ok, se no, si può fare. Io volevo farlo. Perché infatti mi ero scritto alla Closed Beta. Non so se poi appunto l'avessero aperto o meno, a quanto pare sì. Virus, manca meno. Perché è carina sta cosa? Basta. È fin carina, me lo aspettavo peggio però. È fin carino. Vediamo se trovo quello di cui si parlava. Oh, ok. Allora, Ivan, non ho il link. Non ho il link. Quindi lo faremo un'altra volta. Bit ti darò un po' fastidio durante questa live minore di 3. Ne ho 80 dopo. Non ho il link e quindi lo faremo un'altra volta. Perché non ho salvato il link, quindi non ce l'ho adesso. Ho intenzione di andare avanti così per un po' di tempo con questi bit. Ti rompo fastidio durante questa live. Ne ho 80 e quindi dovresti ancora. Tranquillo, MK, è quello che fanno tutti. Ma te l'ho mandato su WhatsApp. Di Weird. Ho capito, ma io poi l'ho aperto sul telefono, su Reddit sul telefono. E quando me l'hai mandato, non ho salvato il post. Quindi ora dovrei riaprirlo, salvarlo e poi riaprirlo da PC. E non ho voglia, lo faremo un'altra volta. Basta. Vi faccio vedere invece un sito molto interessante. Eccolo qua. Il sito di oggi interessante, cari miei, si chiama Paolo Bitta, si chiama Paolo Di Blasi, grazie Paolo. Sì, ma scarpone la carta igienica bagnata, adesso arriva. Paolo Di Blasi, Gachi Hyper, grazie. Gachi Hyper anche a te. Grazie ragazzi per i Gachi Hyper in chat, come sempre. Grazie Paolo per la sub. Grazie Paolo. Grazie mille, benvenuto anche te nell'Autistic Army. Benvenuto e grazie. Il sito di oggi molto interessante è appunto World of Meters. World o Meters è praticamente un sito che vi segna tutti i metri, appunto, le misure, diciamo, più interessanti che possiate voler sapere. Ad esempio, quanti sono nati oggi? 374.000. Quanti sono morti oggi? 157.000. Come vedete, c'è una sovrappopolazione. E siamo quasi in 8 miliardi, boys, vedete? Siamo 7 miliardi e bla bla bla. Io l'ho trovato stra interessante. Per vedere certe cose stra interessanti. Tipo, biciclette prodotte quest'anno. Io volevo sapere che era 1.200.000. Io volevo sapere
post di blog scritti oggi 5 milioni, email inviate 241 miliardi. È interessante, cioè è particolare, secondo me è interessante. Ricerche effettuate su Google solo 6 miliardi. Cioè, esempio, io penso, email inviate oggi, fra l'altro, 241 miliardi solo oggi. Esempio, questo qua, io pensavo che ci fossero più ricerche fatte su Google che email mandate. Invece no, perché effettivamente chi è lì al lavoro invia le email, non va su Google. Persone denutrite nel mondo, ecco, ci siamo io e altri 833 milioni di persone. Quindi comunque, insomma, siamo un gruppo folto, siamo tanti amici. Non è che è una cosa da soli, una casta. Sì, ma considera gli spam. È vero, anche. Quindi, boh, io ho trovato un sacco interessante. Se venite dove siete interessate, boh. Morti per malattie infettive quest'anno. Aborti quest'anno, 342.000. Scusate, 342.000 aborti quest'anno. 481.000 morti quest'anno. L'aborto è un omicidio! E altre cazzate che vi potete dire. Morte di malaria, esiste ancora. Suicidi, ecco, vabbè, no, Moncatos quello. Però sigarette fumate oggi 14 miliardi. Sigarette fumate oggi 14 miliardi. Questa cosa è terrificante. È terrificante questa cosa. Quindi, boh, io l'ho trovata interessante questa cosa. Poi, boh, magari la trovo interessante solo io. Pepega sigaretta. Ma infatti Sandra era una battuta contro quelli che sono convintissimi che l'aborto sia un omicidio. Che ce n'è di quelli convinti. E quindi niente, era una battuta contro quei ritardati. Basta, si parte. Ma quest'anno 2019, che credo che intenda anno inteso come da un anno a questa parte ad oggi. Perché se no sarebbe impossibile fare i dati annuali, ovviamente. Wait, come fanno a sapere quante sigarette vengono fumate? Sicuramente fanno una statistica con quante ne vengono vendute al giorno. Con quante ne vengono vendute faranno calcoli statistici assurdi per capire. Quindi in media, a singola persona, quanti pacchetti in media si comprano al giorno. E quindi di conseguenza, da quante sigarette dentro il pacchetto, quante sigarette sono fumate al giorno in media. Almeno io farei così. Ovviamente è un dato che bisogna fare con 12 milioni di persone che fanno questa statistica, per quello che esistono i ricercatori e gli statistici. Comunque ragazzi, allora, che cosa faremo questa sera? Che cosa faremo adesso? Basta, adesso si passa a giocare. Allora, facciamo dopo lo sfintere.